Boetti è un artista torinese che cresce nell'ambiente dell'arte povera, anche se ci rimane pochissimo perché presto va a Roma, dove prende una sua via autonoma. Lui diventa, è un artista concettuale con una grandissima attenzione all'estetica. Un'opera particolarmente importante è questo Arazzo di Boetti. Come tutti gli arazzi di Boetti, si legge dall'alto verso il basso, da destra a sinistra. In questo caso è importante per la sua data, secondo me 1978, che ne è anche il titolo e che viene declinato nell'arazzo in tutti i modi possibili di dirlo, ovvero 1, 9, 7, 8, 19, 78, eccetera, eccetera. È una data molto importante, oltre che profetica, di Boetti, perché si conclude il suo primo ciclo di arazzi fatti fare in Afghanistan. Boetti è costretto a migrare in Pakistan, dove continuerà a dare alle donne rifugiate afghane gli arazzi da fare. Dall'avventura afghana lui impara a essere più regista delle sue opere e a dare da fare, ad affidare a più mani la realizzazione delle sue opere, perché ogni persona che interviene lascia una firma della sua creatività. Sono due lavori uniti, perché sono due serie di lavori di Boetti. Uno si chiamavano le biro, che erano dei grandi fogli disegnati e fatti riempire da più mani, e uno erano gli aeroplani, dove lui ha fatto disegnare una serie di modelli di aeroplani esistenti e reali, tutti insieme su un foglio, e poi anche lì fa riempire il cielo da mani diverse. Di solito per le biro lui sceglieva un uomo e una donna. Il fatto di farli riempire da due persone diverse creava tutte le volte una sorpresa nella realizzazione del lavoro e creava un movimento, perché appunto una parte aveva una specie, le biro formano come delle onde. E le onde, appunto, secondo se fatte dall'uomo o dalla donna, sono più dolci, meno dolci, più sinuose e danno un movimento al quadro sempre inaspettato.